Amici, un buongiorno, da Walter Pettinati, dal mio piccolo studio fotografico e di comunicazione. Sono un giornalista iscritto all'Albo, fotoreporter, e dopo un anno di riflessioni mi sono deciso a fare un acquisto. Per me molto importante, ecco, quindi è arrivato il pacco, spedito ieri, è arrivato stamani mattina da Bartolini, sono andato a prenderlo personalmente e adesso si apre. Con grande emozione per vedere. Intanto vi faccio vedere, ve la sfilo piano piano. La Canon EOS R5, un sogno che porto dentro di me da, come vi dicevo, da diverso tempo, mi sono deciso, soprattutto per non tanto per la foto sportiva, nella quale utilizzo sempre la Canon 5D Mark IV e mi trovo benissimo, anche se non è proprio la macchina ideale per la foto sportiva che io utilizzo nel ciclismo, nel calcio, nella boxe, venerdì nel volley femminile, in champion. Questa l'ho presa per come si è sviluppato il rapporto di collaborazione con le tante ragazze, con le tante aspiranti modelle o modelle, e alle quali nel 2023 ho realizzato, con le quali nel 2023 ho realizzato 24 shooting e altrettanti lookbook stampati, regalati alle ragazze e messi in vendita con il ricavo, escluso le spese, direttamente alle ragazze. Quindi questi ebook li troverete su Amazon, sulle Feltrinelli, BS, Barnes Noble, una bella pubblicità al di là delle vendite che sono molto contenute. Ma ritorniamo qua. I battiti non sono quelli di un atleta, di quando facevo l'atleta. La confezione, ci troviamo il manualetto in tutte le lingue. Questa macchina ha 2 anni più 2 anni di garanzia, quindi 4 anni. Carica batteria, per fortuna uguale anche alla Canon 5D, un la tracolla più fine delle tracolle usuali che mette la Canon, più leggera, i vari cavi per collegare la macchina al computer, ed ecco qua il gioiellino della tecnologia, una macchina leggerissima, piccola, più piccola della Mark IV, si potrebbe dire quasi la metà, ecco, ora non schermo apribile, girevole per fare le foto e le riprese, una macchina che punta molto anche sul video perché si può registrare addirittura 8K. Non è la mia priorità, però ultimamente l'ho iniziata a usufruirne per qualche video delle volate del ciclismo, ma soprattutto con le ragazze, con le modelle, facciamo dei backstage, la sfilata, insomma, serve per poi rivederle e ottimizzare anche lo shooting. Una macchina che
c'ha il tracciamento del viso, una volta inquadrato gli occhietti delle ragazze non li molla e ha una immagini favolose. Io ho visto la R6 di un'amica fotografa che veramente è una cosa eccezionale, quindi ho voluto fare questo, spero, salto di qualità. Questa è una macchina che con una risoluzione di 48 milioni di pixel, e che dire, c'ha tutta una serie di menu, ma non ne starò qui a darvi una spiegazione tecnica della macchina. Su YouTube si trovano tanti video di fotografi esperti che specializzati anche nel recensire questi oggettini della nuova tecnologia. Si tratta di una macchina mirrorless e insieme alla macchina ho acquistato anche adattatore, sempre ovviamente un adattatore Canon, forse dal costo maggiore, però credo che poi se ne usufruisca in termini. Quindi l'adattatore della Canon serve per utilizzare gli obiettivi delle full frame della 5D Mark IV con la mirrorless. Io utilizzo il 70-200 della serie L 2.8 USM IS2 e poi quello che io ritengo il mio obiettivo più bello che fino adesso ho avuto, senza nulla togliere al 70-200, è il 100-400, anche se è della prima serie estraibile, che sarà perché mi sono allenato sempre con quello, ho utilizzato quello, che mi trovo meglio con quello che no con la seconda serie del 70-200, che invece va girato. E vedrò come, quindi in attesa poi di magari di utilizzare anche, di acquistare un obiettivo mirrorless, soprattutto per quello che riguarda la foto di moda con le ragazze, e iniziamo domani con il doppio accredito che ho ricevuto alle Strade Bianche di Siena, una classicissima UCI, una gara veramente dura, impegnativa, i professionisti addirittura supereranno i 250 km, un po' come era ai tempi nostri, che le gare non potevano essere meno di 250 km, però qui è sterrato e quindi oggi sta piovendo. Si esclude il polverone di quando c'è il bel sole, però è dura dover pedalare su strade in terra battuta, inzuppate di acqua. Vedremo sicuramente il terreno reggerà molto bene, però insomma, vedremo tante leonesse e tanti leoni disputare queste gare. Io sarò lì, ovviamente in compagnia della mia inseparabile, eccola qua. Insomma, vediamo che c'è una bella differenza. La mia inseparabile 5D Mark IV, mentre ho ancora tenuto la Mark II, con la quale ho iniziato a fare le prime esperienze, e esordio difficile con questo gioiellino che oggi mi studierò e farò delle prove, ecco. Quindi non mi prolungo oltre, per adesso è tutto. Vorrei farvi vedere
un altro oggettino con la quale sto realizzando questo video. Adesso tiro, visto che ho il cellulare impegnato, usufruirò del DJ 2. Ecco qua, accendiamolo. Anche questo oggettino, che sembra un giocattolino, in realtà è una cosa molto professionale, ma molto 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 professionale. Ecco, questo video è stato registrato, lo giro in maniera che la luce, ecco, questo video è stato registrato grazie a questo apparecchio che vedete, come vedete, mi segue. Grazie a questo apparecchio, anche economico, magari ci saranno anche di qualità migliori, vedete, segue un pochino a scatti. Però è interessante, perché ci possiamo muovere e il cellulare, attraverso il Bluetooth, riesce a mettere a fuoco l'immagine mia che si muove. E per farlo azionare